Buongiorno, io sono Vez e bentornati in questa nuova puntata di Pillole di diritto. Sigla. Bene, oggi parliamo di una cosa assolutamente importante e che in pochi sanno. Come si approva una legge in Italia? Sembra una cosa scontata e banale, ma è di vitale importanza e quasi nessuno lo sa. Non pensate che un giorno qualcuno si sveglia e dice approviamo una legge e così viene approvata. È un iter lunghissimo. Il compito di approvare una legge spetta al Parlamento. Ci sono alcune casistiche per le quali non è così, ma non le tratteremo in questo video, magari in un video futuro. Quindi per le leggi approvate dal Parlamento esistono quattro fasi. Iniziativa, istruttoria, decisionale e integrativa dell'efficacia. Partiamo però dall'inizio. Perché una legge esista, bisogna che qualcuno la proponga, quindi deve scrivere una bozza o bozza, non so mai pronunciare queste cose con le Z. Questa bozza viene chiamata disegno di legge, quindi ad esempio se io voglio fare una legge sull'eutanasia, devo prima fare una bozza di questa legge. Andiamo quindi adesso a capire chi può fare questo disegno di legge. Il governo, quindi una parte del Parlamento, su iniziativa di uno o più ministri, e questa iniziativa deve essere approvata dal Consiglio dei Ministri e anche dal Presidente della Repubblica. Ciascun parlamentare può fare un disegno di legge, ciascun consiglio regionale, che sono organi che sono eletti dai cittadini, tra poco ci sono le elezioni nella mia regione, il CNEL, organo assolutamente inutile, Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, oppure almeno 50.000 elettori. Questi cinque sono i soggetti che hanno diritto a scrivere un disegno di legge. Questo documento poi deve essere presentato a una delle due Camere, Camera dei Deputati oppure Senato della Repubblica. A questo punto esistono due iter possibili, quello ordinario e quello speciale. In questo video parleremo solo di quello ordinario. Bene, questo nostro disegno di legge adesso è in Parlamento, in una delle due Camere, quindi ora gli viene assegnata una commissione parlamentare. La commissione non è nient'altro che un gruppo di parlamentari che dovrebbe essere tecnicamente informato sulla materia che stanno trattando e dovrebbe essere competente. Dovrebbe. A questo punto quindi c'è la seconda fase dell'approvazione di una legge, la fase istruttoria. In questa fase si esamina il disegno di legge, si raccolgono informazioni e documenti e si sente il parere di esperti, veri esperti, sull'argomento. Ora questo disegno di legge viene modificato e integrato nelle parti dove serve e viene redatto un testo definitivo da presentare al Parlamento per l'approvazione. Quindi si passa alla fase 3, la fase decisionale. Pausa galletta di mais e poi riprendiamo. E qui viene una cosa molto particolare dell'iter di approvazione di una legge. La legge non viene votata tutta in una volta, viene votata articolo per articolo. Quindi metti caso che abbiamo 200 articoli, saranno tutti e 200 da approvare singolarmente. Ciascun articolo viene approvato se votano a favore la maggioranza dei presenti, non degli aventi diritto. Quindi purtroppo, se a votare siamo in due gatti, approviamo noi la legge, in pochissimi. Ad allungare ulteriormente questa procedura già lunghissima di per sé, se un articolo non viene votato a favore, quindi viene bocciato, si blocca tutto quanto, si deve riscrivere quell'articolo in modo che venga approvato. Quindi si dice che vengono presentati degli emendamenti e andranno approvati questi emendamenti che sono la modifica di un articolo. Una volta approvata tutta la legge articolo per articolo non è finita perché deve essere votata nuovamente la legge tutta intera. E può essere bocciata, che potrebbe essere un problema perché diventa lunghissimo questo iter. Ora mi sa che iniziate a capire perché le leggi vengono fatte in così tanto tempo in Italia. Mettiamo che la nostra legge sull'eutanasia, dopo essere stata votata articolo per articolo, viene votata anche interamente e viene votato a favore, quindi la legge passa. Fine? No, ovviamente deve andare all'altra Camera. E sì, anche nell'altra Camera devono votarla articolo per articolo e poi tutta intera. Lunghissimo. Poniamo che dopo mesi e mesi, anche nell'altra Camera, la legge venga approvata. Cosa succede adesso? Arriviamo quindi all'ultima fase, quella integrativa dell'efficacia. La legge si dice che è perfetta, ma non è efficace. È già scritta nella sua forma finale, quindi come effettivamente verrà applicata, però manca ancora qualcosa. Entro un mese da quando è stata approvata nella seconda Camera, il Presidente della Repubblica deve decidere se promulgare questa legge oppure rinviarla.
Se finalmente decide di firmarla, a quel punto entra nella Gazzetta Ufficiale e dopo 15 giorni effettivamente è una legge dello Stato italiano. Bene, anche questo video è giunto al termine. Abbiamo imparato come si fa una legge in Italia, spendendo tantissimo tempo a fare cose folli. Fantastico. Io, se vi è piaciuto questo video, vi invito a mettere like, commentare, condividere, iscrivervi e attivare la campanellina. Soprattutto, come sempre, tra poco appariranno dei riquadri con altri miei bellissimi video, quindi andate a guardarli.